Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, ho preso questa idea prima di tutto da Marcella, che se riuscirò vi lascerò il video, cioè il suo video di questo tag, che si chiama, scusatemi se ho il foglio, si chiama Pasta Lover, ovvero di che pasta sei fatto. Sì, se sono così, vi lascio sempre il video in alto, perché ho avuto dei problemini, quindi la mia schiena deve rimanere dritta come anche il mio collo. Quindi se mi va balsamata è tutto normale, tutto a posto. A parte i miei capelli che stanno scendendo. Ah, che dolore. Posso avere un vabbè. Non fate caso a me. Allora, comunque questo tag, appunto, l'ho preso dal canale Marcella, che si chiama appunto L'angolo di Marcella. Vi lascio sotto dove riuscirò il link di Marcella di questo stesso video, così potete andarlo a vedere. Anche se non sono stata taggata da lei, comunque ho preso spunto dall'idea, sto morendo di caldo nella mia stanza, vi giuro. In teoria non dovrei prendere freddo, però nella mia stanza ci sono 80 gradi, ma di là si sente la mia lavatrice. E quindi, allora, facciamo così. Sono un'handicappata. Non si dice questa parola, ecco. Non è una vestaglia, è una camicia, che io sto usando come vestaglia perché mi è larga. Ok, allora possiamo procedere. Allora, perché non devo prendere freddo la schiena? Allora, secondo. Sì, ho ancora i capelli lunghi, se lo state chiedendo, non sono rapata a zero. Allora, questo tag formato, intanto che cerco di legarmi i capelli, non devo guardare in alto, sennò mi vengono le vertigini. Allora, è formato da 10 domande. Ora, iniziamo con le prime. Allora, ti senti una pasta lover? Per chi non lo sapesse, pasta lover significa chi ama la pasta. Ci vuole tanto. Allora, sì e no, nel senso che allora, mi piace mangiare la pasta, ma non mi fa impazzire, nel senso che ovviamente voi, come chi mi conosce nel mio canale, amo il sushi, quindi magari sono delle volte che magari non preferisco la pasta, ma preferisco magari il pesce, preferisco il secondo, cioè mi piace la pasta, però preferisco anche altro. Non è che mangerei pasta sempre sempre, ci sono dei periodi in cui la mangerei di più o altri di meno, però né sì né no. Domanda numero due, ho le domande scritte su un post-it. 2. Consumi pasta quotidianamente? Sì, nel senso che almeno una volta al giorno, in teoria la mangio, non sempre, a volte mangio il riso, l'orzo, magari se sono fuori casa mi capita di mangiare dei panini, quindi normalmente sì, alcune volte no, quindi dipende dalla settimana, però diciamo che in teoria bisognerebbe mangiarla tutti i giorni almeno, o comunque se non la mangio, mangio una cosa simile, come ad esempio il riso. O dire l'orzo, ma l'orzo più o meno non so se equivale come la pasta, però diciamo, magari a volte mangio anche la pasta di riso e pasta di soia. Mi piace moltissimo la pasta di soia, so che non è proprio pasta, però mi piace. Quindi poi, vabbè, comunque sì, più o meno la consumo regolarmente, più o meno. Domanda 3. Preferisci la pasta fresca o secca? Allora, io potessi scegliere quella fresca, perché mi piace molto di più. La trovo più saporita, adoro poi tra l'altro la pasta ripiena, mi piacciono le gnocchi, le trofie, quindi so che è molto molto più pesante, però mi piace, se no diciamo che a casa mia si consuma di più quella secca, però quando possiamo abbiamo anche quella fresca come le tagliatelle, io che cerco una posizione, comunque io però preferisco più la fresca se devo mangiarla, preferirei mangiarla meno ma buona. Poi, domanda numero 4. Devo fare così perché sennò mi viene un capogiro. 5 marche top di pasta. Allora, primo in assoluto, io adoro la Molisana perché fa lo spaghetto quadrato che nessun'altra marca fa. Quindi la prima è la Molisana. Poi c'è la Rum che mi piace molto. Mi piace molto anche la De Cecco. Poi c'è anche la Barilla. Come ultima metterei la Tremolini perché è quella che mangiamo di discount dell'Eurospin. Mi dispiace dirlo, ma la cottura non tiene niente, sembra colla a volte. Però purtroppo la mangiamo, quindi cioè, la mangio ogni tanto, se c'è quella la mangio. Ci sono tante altre marche, ma queste sono quelle che mangio più spesso, diciamo. Ce n'è anche un'altra, ma non mi viene in mente. Ah, la Vuoiello anche. La Vuoiello ogni tanto mio padre la prende, quindi mangio anche quella. Anche se devo dirne 5, ne dico in più. A quali condimenti abbineresti ai... no, questa qua ho letto male. 5. 5 formati di pasta che preferisci. Allora, il primo in assoluto penso che siano le linguine. Spaghetti. Spaghetto quadrato. No, il primo spaghetto quadrato. Spaghetti, linguine. Mi piacciono moltissimo le farfalle. Non so per motivo. E i fusilli, però quelli lì che fa la Molisana. Perché sono dei fusilli proprio che rimangono lunghi, tipo vermicelli. Sono fantastici. Quindi penso che siano così. Io adoro la pasta lunga. L'unica pasta che non sopporto tanto sono le penne. Mia sorella ama le penne. Io non le sopporto.
le mangio raramente proprio, cioè proprio, non so, così. I bucatini mi piacciono, ma non riesco a mangiarli perché a me invece mi ingozzano. Quindi su questo, diciamo. Allora, domanda numero 6. Quali condimenti abbinereste ai 5 formati elencati precedentemente? Allora, ora le domande le ho scritte un po' a caso. Cioè, le ho scritte non proprio come magari sono originalmente, perché non ci sta tutto in un posto. Comunque, allora, prima detto spaghetto quadrato, lo abbinerei secondo me a ragù o un sugo di pesce che ci sta benissimo. Gli spaghetti io di solito li faccio con o un sugo anche lì di pesce, si pesce il pesce. Oppure anche magari con, non so, qualcos'altro mi viene in mente in questo momento. Magari che ne so, non so, spaghetti li uso un po' con tutto che mi piace. Poi l'altro invece le linguine assolutamente con il pesce, mi piacciono anche le linguine con il pesto o magari anche qualcos'altro. Dipende, io non è che faccio grandi abbinamenti. Comunque però, di solito dipende. Poi le farfalle assolutamente invece con il pesto e pomodorini in estate sempre. La torta l'ho fatta invece con le zucchine e pane e prosciutto. E stessa cosa ho fatto anche con i fusilli, quindi fusilli anche col pesto mi piace, però il pesto per eccellenza con le trofie, anche se non le ho nominate. Se si fa invece una classifica delle paste fresche, perché questa qua delle secche, dovrei dire la prima assolutamente mi piacciono tantissimo i ravioli. Poi direi come si chiama? Non ricordo più come si chiama. I tortellini, assolutamente. Gnocchi, trofie. E la quinta fresca tagliatelle. Ovviamente, tagliolini. Quel genere là. Ovviamente tutti conditi con qualcosa con il pesce. Perché io adoro il pesce. Mi piace anche forse alla sorrentina, i gnocchi alla sorrentina. Sentendo fame. Allora, hai mai fatto la pasta in casa? Sì, anni fa con mia nonna. E se si può contare con mia nonna la lasagna sempre. Quindi sì, spesso la faccio in casa, quindi spesso, cioè, insomma, spesso, una volta la facevo in casa e poi una volta fatta col compagno di mia mamma, che mi ha fatto le tagliatelle, se non sbaglio, sì, erano tagliatelle, non me le ricordo più. Sì, comunque, poi una volta la pasta fresca, tipo ravioli, tipo, non ravioli, come si chiamano sempre, mi viene mai in mente, i tortellini, che è poi uscito tutto fuori, ma va bene lo stesso. Pasta bianca o integrale? Allora, bianca, perché io l'integrale non la posso mangiare. Ho provato anche quelle lì di Camut con farine strane perché mia sorella nota le mangiava, però principalmente quella bianca, oppure mi piace molto quella di soia, come ho detto prima, e quella di riso. Quella di soia assolutamente mi piace tantissimo, poi ce l'ho di là. Allora, cosa ne pensi delle paste 100% legumi? Non le ho mai mangiate, ma io di solito provo tutto, però non so fino a che punto, visto che a me i legumi ho qualche problemino con i fagioli, eccetera, mangio solo gli edamame, che sono appunto i baccelli di soia, che mi creano già meteorismo quelli, quindi eviterei. Allora, per ora mangio la pasta normale. Decima domanda, quindi sono arrivata praticamente alla fine del video. Se vuoi, tagga qualche pasta lover. Allora, io vorrei taggare, visto, ovviamente, delle youtuber. Se volete farlo come video, ovviamente non è obbligatorio, però se volete mi fa piacere fare questo tag, se riesco vi lascio le domande sotto, se no me le chiedete ve le passo tramite foto. Non le metto sotto, non ci voglia. Ve le passo. Allora, prima di tutto, Power Gamer, anche ex, si chiama Andrea 93, il suo vecchio nome è Andrea 93, che è un mangione di pasta, mangia pasta a cacio e pepe con mezzo chilo di cacio e pepe sopra. Aglio, olio, peperoncino, pasta con intrugli strani di ogni genere. Lui è un mangione di pasta, lasagne, chi più ne ha più ne metta. Tanto che oggi mi ha detto: ho mangiato le patate, pensavo fossi diventato vegano. No, alla fine c'era insieme anche la carne, stranamente. Però mangio un casino di pasta. Anche precotta, precucinata, cucinata sul momento. Quindi è il re della pasta. Quindi questo video è per te. Poi un'altra persona, come c'è taggo? Allora, visto che, vabbè, Marcella l'ha già fatto, ho preso spunto da lei, taggerei Steffi Channel, se vuoi farlo, se ti piace la pasta o non ti piace, faccelo sapere. L'altra persona che taggo è Inga, cioè, vedrà mai questo video, taggo un po' di persone a muzzo. Taggo anche Kubra, che ho qualsiasi canale abbia, che sarebbe Kubra Intermania o Kubretta, se vuoi fare il video, facci sapere se ti piace la pasta, o anche Kartal, fate i video tutti. Poi taggo anche una ragazza che mi piace tantissimo, che fa i suoi video, non so fino a che punto gli possa piacere la pasta, però visto che ci sono molti tipi di pasta anche particolari, mi piacerebbe sapere l'opinione di una ragazza che si chiama, oddio, cioè, non posso memoria come si chiama su Instagram, comunque,
nella vita reale si chiama Claudia, perché io i nomi li so in tempo reale. Comunque, chi vuole sapere questo tag, siete liberi, è un tag aperto. Scritto sotto nei commenti, se volete, le risposte anche solo. E se vi fa piacere fare un video con questo tag, ricordatevi di citare, visto che sono paralizzata, scherzo, però l'ho scritto in un video che cosa. Io vi saluto e vi auguro a tutti una buona mangiata di pasta, se la mangerete, e provate la pasta di soia. Se arrivate fino a quella fine di questo video, scrivete hashtag io amo la pasta di soia o io proverò la pasta di soia, se non l'avete mai mangiata. O a me non piace la pasta di soia, insomma qualcosa con la pasta di soia mi fa malissimo, non posso urlare. Saluto tutti.